Insomma, ovviamente andremo a fare che cosa? Andremo a vedere alcune possibili potenziali domande che mi sono state fatte. Andremo ad affrontare degli argomenti che riguardano ovviamente sempre quella che è la seduzione. Vediamo un attimo questa ragazza che dice, questa ragazza dice di aver conosciuto un ragazzo. Ok, dice, noi ci sentiamo raramente, ma quando siamo insieme lui non se ne vuole mai andare. Dice, siamo bene insieme, ma c'è di mezzo la distanza. Infatti per lui il lavoro si sposta tanto, che cosa devo fare? Ciao Giulia, benvenuta. Allora, vediamo un attimo quindi l'argomento distanza, volissimo proprio, perché tanto l'argomento distanza è un argomento che è ridondante, che ritornerà spesso a galla, specialmente quando ci rapportiamo, no, con ovviamente il digitale. Caffè americano di 3 giorni sul mio tavolo. Not the best. Ciao Bonnie, benvenuta su YouTube. E grazie per essere qui. E quindi parliamo di che cosa? Ciao Vanessa, mitica, benvenuta Vanessa su YouTube. La relazione a distanza è un problema. La relazione a distanza deve essere definita come una relazione a breve termine. Okay. Cioè, io non penso che non penso che la relazione a distanza possa in qualche modo essere funzionale su grossi, grossi, no? Prospetti, quindi a lungo termine, su lassi temporali grossi. Non credo che questo sia fattibile, perché come puoi pensare di coltivare, soprattutto all'inizio, quando sei all'inizio di una relazione, ciao Carmen, benvenuti su TikTok, saluto tutti quelli che sono venuti su TikTok. Come pensare di avere una relazione funzionale quando serve che ci sia la fisicità, specialmente all'inizio? Cioè, nel senso, per consolidare bene una relazione, io penso che sia necessario che ci sia fisicità, no? Che ci sia quel contatto fisico all'inizio, che se viene a mancare è praticamente palesemente impossibile creare qualcosa di tendenzialmente stabile, ok? Ketty su TikTok dice hai ragione, per esperienza personale, posso immaginare. Io di relazioni a distanza ne ho avute, diciamo, alcune nel mio passato e vi posso confermare che non sono affatto funzionali, sono veramente il cancro del vostro tempo, cioè nel senso è come incancrenire il vostro tempo, entrare in una relazione a distanza e bruciatevi le cartucce. Ecco che cosa è una relazione a distanza, veramente letteralmente bruciare le proprie cartucce, il proprio tempo, perché? Perché teoricamente non stai costruendo qualcosa di ben saldo o potenzialmente saldo, ok? Stai costruendo qualcosa di non saldo, di potenzialmente non saldo. E ti dico anche perché? Perché il problema sul lungo termine è questo, cioè il ragionamento a lungo termine è questo. Se io diciamo, vado a impelagare in una relazione a distanza, quello che faccio è che sto creando delle illusioni di una reazione potenzialmente funzionale, che poi non funziona magari quando mi avvicino. Quindi in realtà ho perso un sacco di tempo, no, stando a distanza, cioè ho perso un bel po' di tempo stando a distanza. Perché? Perché pensavo di coltivare qualcosa che ovviamente generava hype, no? Generava ansia, perché ah, sì, ci vediamo, stiamo insieme. E quindi ci coltiviamo quei pochi momenti quando siamo insieme facendo i fidanzatini, godendo soltanto del top di quello che è la potenza della relazione, e poi distruggendo tutto il resto, perché e poi non vivendo tutto il resto, che poi alla fine prima o poi si rivela, si rileva tra l'altro quando vi avvicinate, e quindi magari scopri anche che non andate bene d'accordo. Quindi prima fate in tempo a coltivare quella sorta di cioè, nel senso, prima si coltiva vicino e meglio è. Dopo, allora ci si può distanziare, però deve essere una relazione già stabile, consolidata, e comunque la relazione a distanza non può essere qualcosa che dura per tempo, secondo me. Bonnie su YouTube fa una domanda, leggiamola insieme agli altri. Allora dice, Fede, posso chiederti perché il mio ex mi ha messo un like su Instagram e poi l'ha tolto, non ci seguiamo. Allora, teoricamente il tuo ex va a cercare il tuo profilo, visualizza il tuo profilo, vede un po' cosa fai, è curioso, mette lì, mette like, ok, ho sbagliato, magari sta usando le tue foto, sta guardando le tue foto, eccetera. Non dico per cosa potrebbe usare le tue foto, però teoricamente questo è il principio, cioè perché il tuo ex torna e ti riguarda le storie, ti riguarda i social, eccetera. Perché in quel modo lui praticamente vede che cosa stai facendo, cioè si toglie semplicemente la curiosità.
il vezzo, se lo vogliamo dire in questo modo. Io mi tolgo il vezzo, vengo a controllare cosa fai, cosa non fai. Ah, ok, sta facendo questo, perfetto, sono più tranquillo, sono più contento. Ecco, questo non è una cosa, diciamo, un ragionamento che, nel senso, non ti conviene andare a pensare al motivo, piuttosto ti converrebbe bloccarlo completamente. Grazie Bonnie, benvenuta nella live di nuovo. Ah no, sei sempre su YouTube, è vero, scusami. Dice, aspettative sul nulla, perde il massimo 2 mesi di conoscenza e poi ciao, il tempo non torna indietro. Esatto. Ciao Nicole, benvenuta, grazie Bonnie. Ok, vediamo invece su TikTok che domande hanno fatto. Chiara Moreschi 8 dice: se lui si comporta da fidanzato, ma dice che ha paura di impegnarsi, punto di domanda. Allora, teoricamente dovresti basarti esclusivamente su quelle che sono su quello che è il comportamento di un essere umano. Dopo rivaluta in base alle cose che ti dice, le cose che fa. Quindi valuta prima il comportamento e poi rivaluta le cose che ti ha detto. Se le cose che ti ha detto ovviamente non collimano col comportamento, quello che fa fede principalmente è il comportamento. Una volta che tu hai identificato il comportamento, dici ok, questo è un comportamento che può dirmi che teoricamente a livello verbale non è poi così convinto, quindi non è poi così sicuro. Perché può mettere mani avanti a livello verbale? Perché forse non è sicuro al 100%, teoricamente è cosciente del fatto che qualora lui metta le mani avanti a livello verbale, o comunque qualora lui si dichiara a livello verbale, può ovviamente ridurre quella che è la potenziale attrazione da parte tua nei suoi confronti. Quindi comportarsi da fidanzato e poi non dimostrare a livello verbale, ovviamente non confermare a livello verbale quelle che sono le tue intenzioni, può essere una buona tecnica, una buona soluzione per generare attrazione sul lungo termine. Andiamo avanti, dice dopo 3 anni ora ci troviamo a via una relazione a distanza, siamo in crisi, mi dispiace, io ti auguro di tagliare il prima possibile la relazione a distanza e di ovviamente tagliare la distanza, non tagliare la relazione, per rivalutare poi quando state insieme, ok? Questo credo che sia il migliore, grazie Gabriella, ciao Fabio, benvenuta, Simo, benvenuta, un bacio anche a te, Diamante, benvenuta. Fabrice Fede, quella che andava a letto mi minaccia, si fa risatina appena pubblico qualcosa, cosa faccio? Ma Fabio, io credo che tu abbia un problema proprio a livello comportamentale, dovresti forse decidere di darci un taglio con questa relazione, perché queste domande che mi hai fatto, diciamo, molte molte volte simili. Quindi in generale il comportamento di una persona determina, okay, quelle che sono le sue azioni o comunque le sue intenzioni, al di là di quelle che sono le parole. Però se parlando di un uomo dobbiamo comunque stare attenti, perché se parli di un uomo il verbale anche in parte fa fede, però resta di fatto che il comportamento è fisico e quindi conferma, è qualcosa di semi-tangibile. Non mi aspetto che ovviamente, nel senso, devi anche capire più o meno quali sono le tue cioè la tua percezione e la tua calibrazione per relazione e comportamento da relazione, perché potresti essere scalibrata, ok? È molto probabile che forse il verbale, cioè lui che ti dice guarda, io non voglio niente di serio, ti possa portare a ricercare per bias di conferma dei comportamenti che giustificano il contrario e quindi in realtà potresti essere tu che vedi qualcosa che in realtà non esiste. Quindi ci sono diverse cose che devi valutare. A livello comportamentale, una persona che vuole stare con te, che vuole una relazione stabile con te, in teoria ti corteggia, investe, ti corteggia al di fuori di quello che è il prospetto della fisicità, nel senso di andare a letto insieme, e le cose che fa sono finalizzate non soltanto a portarti a letto, ti fa entrare all'interno del suo cerchio sociale, e fa i famosi DAS, Display of Attention, non mi ricordo poi l'acronimo esatto in inglese, comunque dimostra attenzione e affetto in pubblico e comunque ti conferma a livello sociale, davanti agli altri, davanti al suo cerchio sociale, ok? Sempre a livello verbale. Bonnie chiede su YouTube, che tra l'altro vi suggerisco anche di andare su YouTube, qualora non l'abbiate già fatto, adesso leggiamo insieme la sua domanda. Vediamo un po', mettiamo in sovraimpressione. Boni dice: qual è il miglior libro istituzione che hai mai letto? Sto leggendo molto anch'io, è diventata una questione istituzione ormai. Allora, credo che sia, forse lo devo ancora leggere il migliore, credo, che ho molte aspettative al riguardo e sto aspettando di leggerlo, ed è Seduction
No, The Art of Seduction, sempre di Robert Greene, è ovviamente in inglese, quindi non suggerisco di leggere se non conoscete l'inglese. Non so se trovate in italiano, non credo. Poi, sempre di seduzione, qua è il mio, no, scherzo. E ovviamente credo che sia, diciamo sì, Robert Greene, credo che sia uno dei migliori. A livello dei libri, diciamo, A 3% Man di Cory Wayne, How to Be a 3% Man di Cory Wayne, che più tendente al miglioramento personale, con ovviamente un grosso, grosso, una grossa dedica a quella che è la seduzione. Diamante fa una domanda, quindi grazie Bonnie per la domanda. Poi c'è una domanda off topic su Twitch che leggeremo fra poco. Non so perché questo nickname non mi è nuovo, ma dopo leggiamo anche questa. Lui, storia finita, mi cerca dopo 2 mesi e mi chiede se ho conosciuto e frequento qualcuno. Lui, storia finita, mi cerca dopo 2 mesi e mi chiede se ho conosciuto e frequento qualcuno. Ok. Allora, se io sono il tuo ex, ok? E preferisco semplicemente che, cioè, mi voglio illudere a livello maschile, cosa che fai? Ti illudi. Praticamente ti illudi di che cosa? Ti vuoi illudere del fatto che la tua ex sia casta e pura. Okay, che la tua ex non stia con altri, che la tua ex non stia frequentando altre persone, altri uomini, altre donne, eccetera, al di là dell'orientamento. Perché vuoi fare questo? Perché semplicemente ti, tra virgolette, tranquillizzi all'idea, sei calmo, ok? Che il tuo, diciamo, il punto, la fisicità non è stata violata della persona nei confronti della quale tu hai ancora una possessione, una fisicità percepita. Una volta che non ce l'hai più, non sei più interessato, cioè io per esempio non potrei essere interessato alla mia ex o alle ex, ok? Perché non ho più quella sorta di legame possessivo e carnale. Alcuni lo hanno ancora, lo preservano perché vivono in una sorta di voglia e quasi nostalgia di ricadimento nell'abitudine, nell'abitudinarietà, ok? E in quel caso il problema è proprio questo, nel senso non sono in grado di farlo, ti cercano, comunque ti fanno domande e tu ti autoilludi e ti autoconvinci, cerchi di autoriconvincerti di cose che in realtà non sono reali, ma sono più o meno delle percezioni che risiedono nella tua testa, finalizzate a illuderti. Ok? Andiamo avanti. Questa domanda non c'entra nulla, quindi non la leggo perché è off topic. Qui parliamo di seduzione, quindi in teoria non, diciamo, non riguarda molto. Cosa ne pensi di Star Wars? Dice, Star Wars non ricordo più ormai. Allora, Elemon dice: riprovo a farti la domanda, mettiamo in sovraimpressione. Go for it. Frequento una persona da 5 mesi, ci siamo messi insieme da 2 mesi e mezzo fa. Lui ha fatto tanto per conquistarmi, dice. A un certo punto lo lascio perché lui era un po' confuso. Lui torna dicendo che si stava innamorando e mi ha chiesto un'altra possibilità. Quindi, praticamente lei ha lasciato questa. Allora, ha frequentato questa persona per 5 mesi. Si sono messi insieme dopo 2 mesi e mezzo fa, quindi praticamente dopo 3 mesi circa. Prego Diamante su TikTok, dice ha fatto tanto per conquistarmi e poi lei lascia lui, ok? Quindi lei ha fatto teoricamente qualcosa di giusto, ok? Lascia una persona perché dice che è confusa dopo che vi siete messi insieme. Ergo equivale a lui che probabilmente ha ricevuto troppe conferme da parte tua. In alcuni casi, non in tutti i casi ovviamente, ma in alcuni casi è possibile che sia accaduto questo. E in quel caso lui torna, dice che si sta innamorando perché si innamora dell'idea di quello che stava per avere con te e del fatto che tu abbia percepito maggior valore ai suoi occhi. E questa persona non è proprio convinta al riguardo. Ti spiego perché il fatto che lui ti dica che è confuso e il fatto che voi confermiate la relazione e dopo lui ti dica che siete confusi e che è confuso in generale, significa che questa persona non ha le idee ben chiare di quello che vuole e teoricamente non è potenzialmente innamorata di te, ma è più potenzialmente innamorata dei tuoi comportamenti nei suoi confronti che generano maggior valore e attrazione. Poi quando ti riveli e quindi magari tendi ad adagiarti un po' di più, lui diventa confuso. Ok? Può innamorarsi se praticamente applichi dei comportamenti, quindi in questo caso puoi generare amore da parte, tra virgolette, generare amore, generare ossessione nei confronti dell'altra persona verso di te. Se
applichi dei comportamenti che sono quelli che lo hanno portato a dirti che si è innamorato di te. Quei comportamenti li devi riapplicare a fasi alterne, ok, per far sì che l'altra persona percepisca il valore, ok, che si innalza e non si adagi troppo sugli allori. Questo per dargli una conferma di quella che è la tua personalità. Poi però dovresti lavorare anche su te stessa, perché puoi fingere di essere una persona teoricamente di valore, ma non puoi fingere per molto tempo a lungo termine all'interno di una relazione. Buongiorno, arrivata Beatriciona. Beatriciona, ti ricordo che siamo anche su Twitch, YouTube e Facebook.com. Per chiunque non sappia come funziona, potete farmi anche domande che poi metto in sovraimpressione su ovviamente i canali più grossi di TikTok rispetto a TikTok. Dalila, buongiorno, benvenuta. Vanessa dice: la convivenza, questa è una domanda fatta su YouTube. Ok, leggiamo insieme questa domanda. Vanessa Cerioni dice: la convivenza dopo essere stati amanti può cambiare il rapporto? Ma la convivenza a prescindere cambia il rapporto, cioè nel senso, perché non dovrebbe? Ti spiego. Quando tu vai a convivere con una persona, teoricamente scopri dei lati che sono più, ok, intrinsechi della tua personalità, sono più reconditi, forse dovremmo dire, ok? E che succede? Scopri delle cose, ok, che non hai preso in considerazione. Quando tu, per esempio, dici: ok, ad esempio, oggi ho avuto una sparata assurda, e non c'entra un cazzo, ok, con le relazioni, vi sto riportando più o meno quello che sto per dire con quello che è successo nella mia testa oggi. Oggi stavo pensando, stavo al computer e dico: ok, voglio comprarmi l'iPhone 12, cosa inutile che non serve un cazzo a me, però tralasciamo questa cosa, quindi non compro l'iPhone 12. A quello che ho pensato è stato: ok, vediamo, siccome io ho ovviamente, che ne so, magari c'è la ring light, c'è quello, ho pochi accessori, okay, che uso per fare i video, perché tendo ad essere tendenzialmente minimalista. Non voglio usare molti accessori, non voglio usare molte cose, tendo ad essere iper semplicista e anche quasi preferisco la scarsa qualità del video rispetto alla prontezza. Ok, quindi ho pensato: bene, mettiamo il caso in cui mi compro l'iPhone 12. Che cosa devo fare dopo? Dopo mi devo sbattere il cazzo per prendere l'adattatore USB, prendere l'adattatore per il jack, prendere l'adattatore per quello, poi prendi il cavo per caricare l'iPhone perché non ce l'hai perché sei Xiaomi, prendi quell'altro, insomma 300 sbattimenti di cazzo che teoricamente non prendi in considerazione quando sei preso da l'entusiasmo, no? Sei lì, sei super preso. Ah sì, compro l'iPhone, è perfetto, sarà perfetto. Invece poi so che il giorno dopo mi devo sbattere, devo perdere 6 ore della mia vita solo per risettare tutto. Questo che c'entra con la domanda che mi hai appena fatto? Adesso mi non c'entra un cazzo. La domanda è: la convivenza dopo essere stati amanti può cambiare il rapporto? Sì, può cambiare il rapporto, perché teoricamente quello che fai è: io entro in una convivenza e sei presa dall'hype della convivenza, dall'idea della convivenza, dal fatto che questa persona sia stato il tuo amante. Puoi pensare di calcolare più o meno gli eventuali problemi che avrai, ma non potrai mai prevederli. Cioè, nel senso, tu non saprai mai con esattezza i problemi che vedrai, perché l'altra persona è un universo da scoprire, come l'iPhone 12. L'iPhone 12 per me è un universo da scoprire, ok? Quindi, teoricamente, poi scoprirai altri bug, problemi per caricare video, fare video, eccetera. È la stessa identica cosa, tu puoi prevedere più o meno, no, non comprerò l'iPhone 12, non lo comprerò mai. Puoi prevedere veramente 1200 euro cioè buttati per cose che posso fare molto meno, cioè veramente assolutamente fuori da quello che è il mio stile, infatti ho avuto una sorta di lampo assurdo. E quindi, carissima Vanessa, mi fa la domanda su YouTube, e cosa succede? Succede questo, succede che tu più o meno prevedi, ma non hai la corretta idea di quanto possa cambiare il rapporto, però una cosa è sicura: cambia. Ovviamente può cambiare teoricamente in meglio, previo screzi, o teoricamente in peggio, sempre previo screzi. Cioè avrai sempre gli screzi, quel turmoil iniziale, perché è come quando tu cambi, no? Cambi, devi riadattarti, fai una sorta di riadattamento generico, generale, e poi da quello si riparte per tendere al meglio o tendere al peggio. Ok? Quindi questo è quello che succede. Succede che tu praticamente scopri altri lati e chiaramente non sarà più stile amanti, a meno che non riuscirete a preservare
quello che ovviamente è la vostra condizione più o meno di individualità, che non deve essere preservata al massimo, deve essere semi-preservata, perché se tu non sei più, se tu perdi ovviamente la tua individualità, non ce l'hai più, non riesci più dopo a, no, mantenere viva quell'attrazione e vi apparate, diciamo, vi adagiate troppo sugli allori in quel caso. Quindi grazie Vanessa per la domanda, let's go on, andiamo avanti. Ti posso fare una domanda al solo a mano, certo? Hai già sprecato la tua chance, scherzo. Grazie Lucia, benvenuta su TikTok. Grazie a tutti per quelli che stanno entrando su TikTok. Andiamo avanti. Let's go. Dice questa ragazza, questa è una risposta ovvia che ti darò, chiaramente. Dice, ma se un uomo ti urla delle cose brutte, dopo quanto si pente? Cioè, il problema è che lei non si sta preoccupando del fatto che lui abbia urlato o abbia detto cose brutte e pesanti, e poi dipende ovviamente da che cosa intendi per cose brutte e pesanti. Si sta preoccupando del fatto che quando si pentirà di queste cose. Il problema di fondo non è tanto lui, o quando si pentirà, ma sei tu nel cercare di capire che cose. Quali sono le cose brutte che ti ha detto? Quali sono le cose orrende che ti ha detto? E se riesci a stare e a convivere con questa persona dopo che ti ha detto queste cose orrende? Perché ci sono cose e cose, no? Per dire una stronzata. Cioè, una cosa orrenda che cosa può essere? Ah, sei una stronza, hai fatto questo e hai fatto quell'altro. Una cosa orrenda che non riesci a stare, alla quale non riesci a sottostare, che non puoi pensare di poter, no? Accettare magari quando ti accusa di eventuali relazioni fetifere, magari, o quando screda completamente la tua fiducia, è lì un'altra storia. Giulissima dice: Lex, puoi tornare se ho un glow up? Allora, io sono ignorante. Cosa vuol dire glow up? Vediamo un attimo. Glow up sarebbe Urban Dictionary, una trasformazione incredibile, è vero? Cazzo, hai ragione, lo sapevo, lo sono dimenticato. Ok, il glow up, sì, potrebbe. Assolutamente sì, però il motivo è perché potrebbe tornare se è un glow up, cioè lui può tornare, quindi se cambi completamente, è una trasformazione. Cambia perché nota che il tuo valore è aumentato, ma se quando torna, ovviamente ritorna sempre, ritrova sempre la stessa persona, ok? Non hai grosse chance di mantenere, ok? Giulia Bonetti dice su TikTok una domanda, Fede, mi spieghi perché fa le stesse cose che faccio io, pubblica una foto, lo fa anche lui. Semplicemente per mirroring a livello comportamentale e perché è una sorta di modo per aumentare il valore che lui ha, ok? O almeno per aumentare il valore che tu percepisci di lui. E poi ricordati sempre, questa cosa è teoricamente nella tua testa, teoricamente, ok? Praticamente dipende, ma teoricamente questo è quello che percepisci tu, ok? Cioè, nel senso, sono cose che tu percepisci, tu ti fai quest'idea per confermare il fatto che lui dia attenzione a te, quindi tu pensi che lui stia facendo cose per te, mentre in realtà potrebbe o non potrebbe essere così. Ok? Potrebbe essere così, e se è così, lo sta facendo per aumentare il valore, per farti rosicare, in detto in termini stupidi, ok? Stupidi, semplici più che altro, non so, stupidi, sono semplici, per farti ingelosire e farti aumentare l'idea del fatto che lui sia migliore, del fatto che lui debba essere cercato, debba essere voluto. Andiamo avanti con Giancarlo che su youtube.com mi dice: cosa ne pensi delle app di dating? Punto di domanda. Credo che molte persone lo usino in maniera distorta per appagare il loro ego tramite i like che ricevono. Questo lo fanno le donne e anche gli uomini. Cioè, io utilizzo un'app di dating per confermare il mio potenziale seduttivo. Ok? Cioè, io mi metto sulle app di dating, sto lì. Faccio dating online, quindi magari parlo, mi relaziono con gli altri, con le altre, eccetera, e ho la conferma che piaccio alle persone, perché sono una persona insicura, tendenzialmente insicura. Ho bisogno che alcune persone mi diano conferma di quello che è il mio potenziale attrattivo. Una volta che ho ricevuto una conferma del mio potenziale attrattivo sulle app di dating online o anche su Instagram, sono contento, uso gli altri per attenzioni virtuali e poi mi adagio sugli allori. E ovviamente non vado mai al sodo. Andiamo avanti. Marti dice: ma perché lui sparisce di solito? Poi sono 2 volte che gli scrivo e non ottengo risposta. Ma teoricamente, se lui sparisce e magari siete in una frequentazione, hai scalibrato più o meno la tua percezione dei ruoli. Cioè, se siete in una frequentazione, lui può fare più o meno come gli pare. Ciao Stella, benvenuta. Ok.
E poi, inoltre, se una persona sparisce, scrivergli e tartassarlo, gli chiede ulteriori spiegazioni, se sei una frequentazione, è una delle cose più sbagliate che puoi fare. Questa ragazza dice invece: il mio fidanzato è geloso delle mie storie passate in modo esagerato. Perché? Gelosia retroattiva è una sorta, non so se la gelosia retroattiva è un disturbo riconosciuto, non credo. Facciamo un attimo. Sì, è la famosa sindrome di Rebecca, ma allora non è che puoi aiutarlo, tra virgolette, a superarla, puoi mettere le cose in chiaro e valutare e rivalutare poi più o meno come reagisce al riguardo, cioè questa persona può, ovviamente, puoi dire a questa persona, guarda, questo è il mio passato, non ho niente a che fare con il mio passato, ti chiedo cortesemente di evitare di XYZ rinfacciarmelo e poi rivaluti come si comporta al riguardo. Se continua e ti tartassa e ti pressa al riguardo, e dopo per tempo ovviamente non smette di tartassarti e di portarti a quest'idea, allora teoricamente stai relazionandoti con una persona sbagliata, una persona che non è funzionale per te. È estremamente insicura. Lui dovrebbe risolvere quel tipo di problema attraverso la coscienza, autocoscienza, pratica dell'autocoscienza e poi secondo me attraverso quella che è la valorizzazione della sua persona. Andiamo avanti. Mi spieghi la dipendenza affettiva, dice Marina Crisanti. Tu sei dipendente affettivo quando hai bisogno e richiedi eccessivamente affetto da una persona specifica. E a volte io più che dipendenza affettiva forse la definirei dipendenza dall'abitudine, nel senso perché il fatto è che, ok, io ho bisogno di affetto, ho bisogno di conferme, e ricerco quella persona. E teoricamente io adesso potrei anche googlare, no? Nel senso posso andare su Google e dire, ok, vediamo cosa vuol dire dipendenza affettiva, no? È un classico. È quello che praticamente tu sei, come ti posso dire, è come se tu fossi abituato, no? Io penso che sia dovuto all'abitudine. Qui se tu lo cerchi su Google ti dicono chi non è in grado di uscire col rapporto col partner, anche se ammette che la relazione è senza speranza. Perché? Ci sono dei motivi del perché tu fai questo, o del perché sei dipendente a livello affettivo. Perché sei iper stabilizzato in quella che è l'abitudine con l'altro. Perché idealizzi l'altro senza valutare il potenziale del futuro che ti si prospetta davanti. Ok, andiamo avanti. Come aumentare il proprio valore, o meglio, come far credere di aver aumentato il proprio livello? Attraverso l'estetica. Prima di tutto, se sei una donna, puoi far percepire di aver aumentato il tuo valore amplificando quella della tua estetica, gappando quello che è il tuo grado o comunque la tua skill estetica. Cioè, nel senso, tu hai ovviamente un'estetica, ok? Il modo in cui appari. E ovviamente devi cappare quello, cioè nel senso devi portare al massimo, quindi migliorare l'estetica, migliorare quello che è il tuo cerchio sociale, quindi selezionare persone di maggior valore rispetto a te, dalle quali puoi apprendere, o comunque relazionarti in modo che gli altri ti percepiscano di valore, ovvero selezionare a monte le persone con le quali ti relazioni e dall'altra parte lavorare a livello estetico, se vuoi aumentare quello che è il valore percepito da parte degli uomini. E dall'altra parte ancora aumentare quella che è la sensazione di valore, ovviamente, della tua persona, riducendo la tua disponibilità nei confronti degli altri. Se riduci la tua disponibilità nei confronti dell'altro è per due motivi. Il primo è per manipolazione, quindi è voluto. Il secondo è perché hai una vita interessante e impegnata. Quindi aumentando gli impegni a livello temporale all'interno della tua vita, hai la possibilità di aumentare anche il valore percepito. Ok? Andiamo avanti, Henry, benvenuta su TikTok, benvenuta. Ok, andiamo avanti. Per la domanda di prima, dove dice lui sparisce, è già da un anno che ci sentiamo tutti i giorni, ok, in quel caso è fuori dagli schemi, non è una persona che è a fianco a te, in realtà è uno che stai frequentando perché non ti puoi comportare in quel modo, non è previsto che tu faccia quelle cose all'interno di una relazione sentimentale, cioè se io ho una relazione stabile con qualcuno con cui mi sento tutti i giorni, almeno una volta al giorno, ok? E quella si prospetta come potenziale relazione stabile una o due volte al giorno, non posso pensare poi di sparire per un giorno intero, o almeno senza preavviso, perché magari sto, non so, in un tunnel, o sto andando sottoterra, al centro della terra, cioè, diciamo, come si dice quando una cosa teoricamente è di buon. Di comportamento previsto, come si dice, è una cosa prevista semplice che non necessita eccessive spiegazioni molto specifiche, no?
Per alzare l'autostima come fai? Oh, ci sono diverse cose che puoi fare per alzare l'autostima. Allora, in quel caso, penserei a delle cose o condizioni nelle quali tu sei molto efficiente. Ok? Cioè, se io ho una maggiore efficienza all'interno di qualcosa, o comunque sono efficiente e profittevole in qualcosa, che sia minima, allora reitero quella cosa, acquisisco una grande skill all'interno di quell'ambito, comunque una grande coscienza di essere in grado di, all'interno di quell'ambito, ad esempio, non so, sono bravo a fare i video, i film, allora faccio videomaking, sono bravo a fare videomaking, ottengo risultati. O comunque, sono bravo, non so, a fare attività fisica, quindi faccio attività fisica, acquisisco skill in attività fisica e sono convinto del fatto che io abbia un ramo, comunque una nicchia, dove io sono efficiente. In quel caso, riprendo quella sensazione come conferma per quello che devo fare nelle altre situazioni. Cioè sono cosciente del fatto che io possa ottenere questo, quindi riprendo questa sensazione di sicurezza e la riporto negli altri ambiti della mia vita. Ok? Potrebbe essere qualcosa di ottimale, questo. Può essere qualcosa che ti può aiutare a aumentare l'autostima. Ok? Marti, se ti sei persa la risposta, trovi il video su Twitch, ok? Quindi scarica di Twitch dopo e lo puoi rivedere in diretta. Vai a questo minuto, il minuto 30 circa, e te lo rivedi. Andiamo avanti. Tanto le live sono tutte registrate, nel senso, ma vanno online sui principali social. Abbiamo un'altra domanda su YouTube, e la leggiamo insieme, la mettiamo in sovraimpressione. Allora, ha senso intraprendere una relazione sentimentale sapendo che a distanza di qualche anno si andrà a lavorare all'estero? No, teoricamente no. Cioè, potresti, ma no. Se l'idea del fatto che tu vada all'estero, del fatto che tu vada a lavorare all'estero, ok, è molto molto forte e sei super convinto al riguardo, teoricamente non ha alcun senso stabilizzarti perché sai già che sarai frivolo a livello di, no, stabilità, per gioco di parole permettendo. Ovviamente, non puoi mai, cioè mai dire mai, nel senso potresti trovare una persona che teoricamente sarebbe magari disposta a seguirti, quindi non potresti doverti preservare delle cose come le relazioni sentimentali perché magari un giorno accadrà questo. Però teoricamente se sono all'inizio, quindi sto sviluppando magari un business, il lavoro, eccetera, io penso che mi focalizzerei molto di più sul business stesso piuttosto che sull'idea di intraprendere una relazione, perché la relazione posso intraprenderla dopo, una volta che ho fatto e che mi sono stabilizzato, e penso che sia più efficace, più importante focalizzarsi ovviamente su eventuali impegni lavorativi piuttosto che su una relazione sentimentale, specie all'inizio. Questo sia per uomini che per donne, ok? Non penso che sia utile mettere al primo posto una relazione sentimentale quando in realtà c'è da sviluppare un business o c'è da sviluppare o da migliorare quella che è la tua condizione economica. Se la tua condizione economica è scarna, sarà difficile anche mantenere una relazione sentimentale. Quindi il focus principale dovrebbe stare sull'aspetto economico. E ringraziamo per questa domanda. Ciao Patrizia, Bonnie, benvenuta anche qua, grazie mille. Lit, ok, benvenuta. Allora ragazzi, sento che la mia voce sta andando un po' via. Sta andando un po' via, quindi vorrei rispondere a delle ultime domande e vedere un attimo. Prego Sparkus per la risposta. Sabrina dice, leggendo le chat in questa live sono felice di essere single. Ma Sabrina, teoricamente qui leggi potenzialmente i lati negativi, quindi le parti negative, a volte leggi dei feedback positivi, quindi chi è in chat, ovviamente chi è in video sta leggendo la chat, eccetera. Leggi, tra virgolette, quello che è il lato positivo, no? Di una relazione, eccetera. Poi, scusami, il lato negativo, poi ci sono anche feedback positivi, ci sono persone che hanno un feedback positivo, che danno ovviamente poi magari il feedback positivo. Il bello è che le persone che hanno feedback positivo non tornano qua a dirlo, ma se ne vanno via, ok? È perché stanno bene, quindi ok. Ok, questa è una domanda super spinosa e risponderemo a questa domanda super spinosa. Ho tradito mio marito, yeah, e iniziamo male. Dice poi, sono pentitissima, glielo devo confessare se è stata una cosa senza importanza. Allora, teoricamente ci sono delle domande alle quali io risponderei e mi farei ovviamente. È davvero senza importanza, perché se fosse stato senza importanza,
Avresti scelto che no, avresti scelto di non andare per l'opzione del tradimento, avresti forse scelto l'opzione della preservazione della fedeltà all'interno della coppia e forse è stato meglio tradire piuttosto che lavorare per risolvere eventuali problemi con il partner. Tuttavia, dovresti tradire, dovresti dire che hai tradito? No, assolutamente no. Chi è quel matto? Ok? Che ti direbbe di sì, cioè chi è quel fuori di testa che ti direbbe che dovresti confessare il tradimento? Quando è che devi confessare? Non serve confessare il tradimento, serve decidere di tagliare la relazione, se vuoi tagliare la relazione, se pensi che questa cosa genera forti problemi. Cioè tu puoi tradire, ok? Ok, hai tradito. Adesso però sei sicura che non lo rifarai? E su quello ho dei dubbi, capito? Non serve dire all'altro che hai tradito, serve lasciare in quel caso. Dirglielo non ha senso. Teoricamente, se l'altra persona è dotta o comunque ha un minimo di capacità di analisi, secondo me è facile che comprenda che c'è qualcosa che non va e quel qualcosa che non va, se non è potenzialmente risolvibile, è molto probabile che ti lascerebbe. Io pecco di superbia e ti dico che qualora stessi con una persona che mi ha tradito, mi renderei conto dopo di eventuali tracce comportamentali che non corrispondono a una persona fedele. Credo di essere in grado di, anche se adesso sto peccando di superbia. Quindi non ha senso però dirglielo. Ok? Non ha senso dire a uno che hai tradito. Se vuoi continuare a stare con quella persona, assolutamente no. Sì, però cosciente del fatto che probabilmente lo rifarà di nuovo. Probabilmente la tua relazione non andrà molto bene e probabilmente sei scontenta, quindi ti conviene davvero restare con quella persona. Ci sono delle domande pesanti che dovresti farti e se rispondi a quelle domande pesanti potresti ottenere la tua risposta, che è più o meno tendente, secondo me, all'idea di lasciare. Ok? Teoricamente. Poi non è detto che tu non possa stare con qualcuno avendolo tradito, il problema è tutto il resto. Cioè, è come se andasse poi in cancro tutto il resto. Quindi più o meno l'idea è questa. E se ti relazioni con persone che hanno una buona capacità di osservazione, più o meno trovano degli spunti che fanno capire a loro. Ok, dice è stato solo fisico, nessun coinvolgimento. Ok, però questo lo dici adesso, poi rivaluterai in futuro, insomma. Lo saprai tu. Non puoi pensare di, cioè nel senso se ti relazioni con qualcuno che ha una, secondo me, discreta capacità di analisi, riesce a capire che c'è qualcosa che non va, a prescindere che sia un tradimento o meno, e potrebbe poi tagliare. Se non pensi che il tuo partner sia così, e se vedi che è diciamo, un po' addormentato e dorme sugli alberi, allora in quel caso sei anche più safe, quindi sei più tranquilla. Però i conti più o meno li dovresti fare con te stesso. Ok. Andiamo avanti, leggiamo l'ultima domanda e poi vi saluterò. Dice: sto conoscendo un ragazzo, ho paura di non sapere come continuare la conversazione. Per continuare la conversazione devi aprire completamente, in parte, e diciamo che dovresti fare domande e poi prendere spunto dalla risposta della persona e poi, ovviamente, a seconda della risposta della persona, se ha generato più interesse, fargli domande in merito a quel tipo di argomento. Ultima domanda e poi andiamo avanti. Come capire se si sta insieme solo per paura di stare da sola? Quando la relazione è tossica, non è difficile, secondo me. Nel senso, tu stai insieme a una persona perché? Perché la relazione va bene, ma se stai ancora insieme a una persona e stai male, allora stai insieme a quella persona per paura di stare da sola. Teoricamente, penso che quella sia un'ottima metrica per capire più o meno se vale o meno la pena. Ok, io spero di essere stato super super felice e sì, super super d'aiuto. Quindi vi ricordo sempre di iscrivervi su il canale YouTube, il canale Twitch. Se volete vedere la live adesso in diretta di nuovo, la trovate istantaneamente adesso su Twitch. Ok, il canale Twitch si scrive TWITCH, Twitch. Altrimenti trovate le live su YouTube, quindi iscrivetevi anche al canale YouTube, la trovate su YouTube più tardi. Trovate il podcast, quindi andate sui podcast, andate su Spotify, cercate il mio nome e cognome e seguite il mio podcast. Noi ci sentiamo al prossimo. Vi ricordo sempre che per consulenze private trovate il link in descrizione nei miei social principali. Trovate i miei libri tutti su Amazon, scrivendo il mio nome e cognome.
Ok? E noi ci sentiamo al prossimo video. Grazie a tutti per essere stati qui. Grazie Bonnie, grazie Sabrina, Anna, Lilith, grazie Sparkus, tutti per essere stati su YouTube, Twitch, Facebook. E noi ci sentiamo al prossimo video. Sì, al prossimo video, alla prossima vita. Un abbraccio.